Sono ormai 10 giorni che noi, i 5 ambasciatori della cultura di Tanna, abbiamo lasciato la nostra isola nel mezzo del Pacifico per andare dall'altra parte del mondo, in Inghilterra. Resteremo qui 5 settimane e vivremo con 3 diverse tribù inglesi, quella del ceto medio, quella dell'alta società e quella della classe operaia. Finora lo stile di vita del ceto medio ci è piaciuto molto. E anche vivere nella fattoria del Norfolk. Un sacco di gente ama fare una cosa che si chiama bricolage. Te lo fai da solo. E adesso staremo con una famiglia della classe operaia, in una città chiamata Manchester. In Inghilterra la vita è molto diversa da quella dei nostri villaggi a Tanna, dove viviamo seguendo le tradizioni dei nostri antenati. Produciamo da soli ciò che mangiamo, badiamo agli animali e ci alleniamo a fare la cosa che ci piace di più. Le danze tradizionali. Questa è la nostra storia. La storia di quando il capo Yapa, un grande capo, Toll, il nostro dottore più bravo, Osen, un grande allevatore di maiali, Albi, il nostro migliore ballerino, e il sottoscritto, Jimmy Joseph, che adesso vi sta parlando, sono andati dall'altra parte del pianeta per girare un documentario su una strana terra esotica che si chiama Inghilterra. Volete assaggiare un bicchiere di vinto? E andiamo! Vi piace lo champagne? Che ne pensate? Vi piace lo champagne? Ci avviciniamo al centro della città, verso una zona chiamata Piccadilly Gardens. Tra tutte le persone impegnate a fare spese, notiamo molti uomini e donne che non comprano niente e che sembrano molto tristi. Julie va a comprare una rivista che ci aiuterà a capire. A posto, grazie. Buona giornata. Anche a lei. Arrivederci. Grazie mille. Auguri. Questa va ai senza tetto. Questo denaro va a loro. E questa è la loro rivista. Ai senza tetto, esatto. Perché non tutti ce l'hanno. C'è gente che non ha un posto dove andare, non ha famiglia, parenti o... Ma perché non hanno una famiglia? Significa che non hanno né padre né madre. Forse. Dipende in parte anche dalla vita che hanno vissuto. Non riuscivamo ancora a capire come in una città così ricca e con così tanti palazzi possa esistere gente che dorme per le strade. Per questo, quella sera, Ray ha invitato a casa suo fratello Jason. Restiamo molto sorpresi quando scopriamo che una volta anche lui era un senza tetto. Oggi abbiamo fatto una passeggiata e abbiamo visto che ci sono tanti palazzi che non sono abitati. Ma perché ci sono così tanti edifici e palazzi vuoti e c'è gente che dorme per strada?
Perché non è così semplice. C'è una procedura da seguire. Bisogna mettersi in lista per la casa. Se il tuo nome non è in cima alla lista, la casa non te la danno. Sono diventato un senza tetto per un problema di droga. Sono finito in prigione qualche anno fa. E quando 2 anni dopo sono uscito, mi era nato un figlio. Sono andato a vivere con sua madre, in una casa in affitto, ma il contratto non era a mio nome. Abbiamo vissuto insieme per 1 anno, ma non ha funzionato. Così me ne sono andato. Ho lasciato la mia casa e il mio bambino. E certe volte mi è capitato di dover dormire sdraiato per strada. E vi assicuro che quando è inverno fa freddo, davvero molto freddo. A Tanna non esistono senza tetto. Tutti hanno le stesse cose. Se ti serve una casa, tutti ti aiutano. Dovunque vai sei sempre il benvenuto sull'isola e hai sempre un posto dove dormire. Sappiamo che gli inglesi non possono costruire delle capanne nel mezzo della città, ma il fatto che qualcuno sia così povero da dover dormire per strada ci fa male. Adesso cominciamo a capire che una città non è sempre un posto sicuro dove vivere. Bene, grazie. Sì.